oggi cominciamo l'ultimo argomento del corso, sono gli integrali, un bel argomento col corso. Crescentemente antipatico, non so perché. Vediamo di tenerlo il più possibile semplice, cercare di capire le definizioni, perché se non capite le definizioni è chiaro che siamo poco. Cominciamo con il concetto di funzione a scalino. Ora, prima cominciamo con la funzione caratteristica di un insieme. Io ho un insieme E contenuto in R, la funzione caratteristica di E, P di E, la funzione che vale 1 sui punti che appartengono ad E e 0 sui punti che non appartengono. Questa si chiama funzione caratteristica. Allora, cerchiamo di capire la definizione. Qui abbiamo delle funzioni caratteristiche. Non sono parati, non è una funzione caratteristica di un insieme qualunque, però se fissiamo J e non guardiamo il resto, questa è una funzione caratteristica di un intervallo. Però l'intervallo non è chiuso e non è aperto, diciamo, è quello che chiamiamo un intervallo semiaperto a destra.
quindi A congelisce e B congela. Questo è un fatto tecnico, vedremo tra poco perché ci è utile. Poi queste funzioni di intervalli semiaperti a destra sono H, vengono ciascuna moltiplicata per una costante, positiva o negativa, un numero reale, e poi vengono sommate. Quando delle funzioni, o vedremo più in generale dei vettori, vedrete, poi in analisi 2 non lo faremo. In analisi 2, quando dei vettori vengono moltiplicati per delle costanti e poi sommati, si parla di combinazione lineare. Quindi, riassumendo, possiamo dire che una funzione a scalino è una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra. Adesso, per capire a cosa è utile il fatto che gli intervalli siano semiaperti a destra, facciamo una semplice somma di due funzioni a scalino, oppure una, sia pure molto semplice, combinazione lineare di due funzioni a scalino. Allora io prendo la funzione dell'intervallo 0,3, questa la chiamo f di x, poi prendo g di x, la funzione caratteristica, vabbè, non c'è bisogno di dare dei nomi, sono già, ce l'hanno già i nomi, la funzione caratteristica dell'intervallo 1,5. Poi voglio prendere la funzione che vale 3 volte la funzione caratteristica in 0,3 più 2 volte la funzione caratteristica in intervallo 1,5. Posso anche provare a fare un grafico. Caratteristica 0,3 era questa funzione qua. Che valeva 1 tra 0 e 3. Poi la funzione caratteristica, questa la moltiplichiamo per 3. Questo è il grafico della funzione. Poi prendiamo la funzione due per la funzione caratteristica di 1. Cancelliamo se è visto in 0,3 perché tanto non ci serve, fai un testo con funzione. Una funzione caratteristica di 0,3 l'abbiamo moltiplicata per 3, l'altra funzione caratteristica di 1,5 l'abbiamo moltiplicata per 2 e adesso le dobbiamo sommare. Allora, quando andiamo a fare la somma, cosa risulta? Risulta la funzione tra 1 e 3 non ha più grafico né 3 né 2, cioè non ha più valori né 3 né 2, scusate, ma ha valore 5. Quindi il grafico, diciamo, qua ci vorrebbe un po', vorrebbero i colori, però diciamo risolvo raddoppiando la linea. Il grafico che vedete con le due lineette raddoppiate è, presso a poco ovviamente, quale grafico? Il grafico di questa funzione. Se lo vogliamo fare in maniera analitica, cioè non per grafico,
andiamo a vedere quali sono i valori di questa funzione. Allora, questa funzione vale 0 quando x è minore di 0. Perché se x è minore di 0, x non appartiene né a 0,3 né a 1,5. Quindi la prima funzione vale 0, la seconda vale 0. Moltiplicando per 2 per 2 sommando, il valore rimane 0. Poi andiamo a vedere quando x passa tra 0 e 1, la funzione quanto vale? Beh, questa vale ancora 0, mentre questa vale 3, quindi la somma vale 3. Quando scrivo compreso tra 0 e 1, dove devo mettere? Devo mettere qualche uguale? Sì, lo devo mettere a sinistra. Per quale motivo? Vedete, questo intervallo è semiaperto a destra, cioè se prendo il punto 0, 0 all'insieme 0,3 chiuso a sinistra a, diciamo, appartiene. Quindi questa funzione vale 1, poi moltiplicata per 3 vale 3, quest'altra invece vale 0, quindi la somma fa 3. Anche, diciamo, quando arrivo vicino al punto 1, siccome comunque non sono arrivato a 1, questa funzione continua a valere 0 e quest'altra continua a valere 3, la somma continua a valere 3. Poi vale 5. Questo per quale x? Per x compreso tra 1 e 3. Ecco, adesso se andate tra 1 e 3, 1 incluso e 3 escluso, il punto appartiene all'insieme 0,3, perché è minore di 3, ma è maggiore o uguale di 1, che è maggiore di 0. D'altro canto è maggiore o uguale di 1, e quindi appartiene anche, ed è minore di 3, quindi appartiene anche all'insieme 1,5. Quindi su questi punti questa funzione vale 1 per 2 che fa 2, questa funzione vale 1 per 3 che fa 3, e la somma fa 5. Dopodiché, se x è compreso tra 3 e 5, similmente la funzione vale 2, e poi la funzione vale di nuovo 0, quando, questo quando x è maggiore o uguale a 5. Vedete, quando x vale 5 non sta né qua e né qua, quindi la funzione è qua. Quindi il grafico, diciamo, di quella funzione, il grafico finale è questo. Bene. Allora, come vedete, io ho sommato, o per meglio dire, ho fatto la combinazione lineare di due funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra, e che cosa ho ottenuto? Se ci fate caso, che adesso cancello, quindi, tanto voi ce l'avete scritto sul quaderno, e posso riscrivere questa cosa così: 3 volte la funzione caratteristica tra 0 e 1 più 2 volte la funzione caratteristica tra 1 e 3 più 5 volte, scusate, più 2 volte la funzione caratteristica tra 3 e 5. Quindi qual è l'osservazione? L'osservazione è che la combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra si può riscrivere come combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli semiaperti a destra. Qui c'è una proprietà in più, che gli intervalli sono a 2 a 2 di... queste scritture non sono uniche, io le posso cambiare in molti modi. Per esempio, anche qui nulla mi vieta, solo questo pezzo qui, di scriverlo 5 volte la funzione caratteristica da 1 fino a 2 più 5 volte la funzione caratteristica che va da 2, diciamo, dell'intervallo che va da 2 fino a 3. Se fate caso, se ci fate caso, la somma di queste due da questa qui, e come ho spaccato nel punto 2, potevo spaccare in altri punti compresi tra 1. Quindi da questo semplice esempio abbiamo imparato varie cose.
Se io scrivo una funzione come combinazione lineare di funzioni, cioè una funzione a scalino, cioè una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli segnamenti a destra, la scrittura non è unica. Non è unica neanche se, innanzitutto, però ammette una scrittura in cui gli intervalli sono a due disgiunti. Però anche in questo caso poi la scrittura non è unica, cioè si può cambiare. Una seconda osservazione è che qui ci ha aiutato molto nel fare questa combinazione lineare e dire che veniva ancora, nel passare a questa scrittura con gli intervalli disgiunti, ci ha aiutato molto il fatto che gli intervalli fossero semiaperti a destra. Immaginate questo semplice esempio: se io adesso facessi la funzione tre volte la funzione caratteristica di 0, 3 più due volte la funzione caratteristica di 1, 5 con gli intervalli chiusi, quale sarebbe il problema? Il problema sarebbe che, diciamo, vabbè, tra 0 e 1 la funzione vale 3, tra 1 e 3 la funzione vale 5, e poi tra 3 e 5 la funzione vale 2. Ma come prima? No! Perché questa stavolta sarebbe 3, funzione caratteristica di 0, 1 e 1 lo devo prendere, non ce lo devo mettere, quindi l'intervallo 0, 1 lo devo prendere segno aperto a destra. Poi ci sarebbe 5 volte la funzione caratteristica di 1, 3 più 2 volte la funzione caratteristica di 3, 5. Quindi se stavolta volessi passare a una scrittura in cui gli intervalli sono ancora due disgiunti, se partivo da intervalli chiusi, qua non potevo fare altro che prendere un intervallo semiaperto a destra, un intervallo chiuso e un intervallo semiaperto a sinistra. E questo era molto seccante, dover cambiare tipo di intervallo. Dice, vabbè, ma chi me lo fa fare di cambiare tipo di intervallo? Mettiamoci intervalli chiusi. Se qua ci metto gli intervalli chiusi da tutte e tre le parti, allora che mi succede? Che nel punto 1 questa funzione fa 5, questa non fa 5, fa 3 più 5 che fa 8. Chiaro? Quindi il discorso dei intervalli semiaperti a destra nasce dal fatto che l'analogia più semplice che riesco a trovare è con le costruzioni. Le costruzioni per fare una fila lunga hanno uno spuntone da una parte e il buchetto dall'altra parte per agganciarsi. Chiaro? Quindi gli intervalli semiaperti a destra, se li metti in fila uno dietro l'altro, si agganciano bene, l'unione dei due intervalli semiaperti a destra contigui, cioè tali che il secondo estremo del primo intervallo è uguale al primo estremo del secondo intervallo, è uguale all'intervallo più lungo. E quest'unione è disgiunta, cioè non c'è sovrapposizione. Chiaro? Allora, tutto quello che abbiamo detto può essere riassunto nella seguente proposizione, che per brevità non dimostriamo. Proposizione. Vabbè, possiamo
una parte la dimostriamo in realtà. La dimostreremo. Questo è un primo fatto. Secondo fatto, secondo fatto.
Ok. Allora adesso lo rileggo e vi spiego di tutto. Il primo punto lo dimostriamo, perché è più facile da dimostrarlo che a spiegarlo. O almeno è più facile spiegarlo quando ne abbiamo scritto gli altri punti, li spieghiamo a parole. Viceversa, la dimostrazione ci farebbe solo perdere tempo senza aggiungere grossi concetti. Quindi dimostriamo solo il punto 1. Allora, combinazione lineare vuol dire una somma di queste moltiplicate per punti di superficie. Quindi F è uguale a somma, per J che va da 1 ad H, di mu con J F e J. Ma se vado a sostituire la definizione di FJ avrò somma J che va da 1 ad H di mu con J per somma per I che va da 1 fino a un certo K, che però dipende da J, perché qua sto semplicemente scrivendo TF con J. TF con J è una funzione a scalino, cioè una funzione, una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli segnati. Allora, se ci fate caso, qua perché devo scrivere così? Perché i coefficienti, l'indice l'ho chiamato i, e quindi dovrei scrivere a con i, b con i, per i che va da 1 a k. Però, se non mi ricordo che questa è la scrittura di f e j, supponete che sia la scrittura di f1, allora faccio lambda con i, i di a con i, b con i, somma per i che va da 1 a k. E quando vado a scrivere la scrittura di F2, cioè somma, di nuovo somma per i che va da 1 a k di lambda con i, chi di a con i, b con i, e non può essere la stessa cosa perché F1 e F2 sono diversi. Allora devo mettere oltre all'indice i un altro indice che ho chiamato j, l'ho giusto apposto, se volete ci mettete una virgola in mezzo, giusto apposto l'ho messo vicino con un piccolo spazio. E quindi qua ci metto un indice lambda ij, chi di a con ij, b con ij, per i che va da 1 a un k che dipende da j. Adesso andiamo a vedere se funziona. Quando vado a scrivere la scrittura di F1, qua mi viene somma per i che va da 1 a k1, un indice che dipende dalla prima funzione, lambda i1, chi, funzione caratteristica di a i1, b i1. Funziona. E come prima, soltanto che c'è un indice in più che si ricorda il fatto che stiamo parlando della funzione F1. Quando ci metto J uguale a 2, J sarà uguale a 2, e quindi tutte queste descrizioni sono diverse. Di tutte queste descrizioni alla fine ci interessa soltanto il fatto che io ovviamente posso portare J, mu J sotto questo. Mu J sostanzialmente è messo in evidenza, ma lo posso anche portare qua sotto, o lo metto fuori, o lo metto dentro. È come quando in una moltiplicazione sto moltiplicando una cosa in evidenza per tutti gli elementi della somma che sta dentro la parentesi. Nel momento in cui mu j l'ho portato qui, questa non è altro che una sommatoria, cioè sono due sommatorie che posso rinumerare gli indici e indicarla con un'unica sommatoria. Questi non sono altro che funzioni caratteristiche di intervalli segnati aperti al testo, e questi sono dei questi. Quindi, a patto di rinumerare tutti gli indici, di rimetterli in un altro ordine, come mi pare, questa non è altro che una combinazione lineare con questi coefficienti di funzioni caratteristiche di intervalli segnati aperti al testo. È, in modo più formale, esattamente quello che abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'esempio di due funzioni. No? Qui abbiamo fatto una combinazione lineare di h funzioni con
coefficienti generici, là avevamo fatto una combinazione di due funzioni, una col coefficiente davanti di 3 e l'altra col coefficiente davanti di 2, ma alla fine le due funzioni di partenza erano, invece che essere funzioni astreme, erano funzioni caratteristiche. Ma se partiamo invece che da funzioni caratteristiche, da funzioni che erano già scalini, e rifacciamo di nuovo una combinazione lineare, esce fuori una nuova combinazione lineare. Ok. Quindi questo ci dice che intanto le funzioni a scalino, si potrebbe dire, sono chiuse rispetto alla combinazione lineare, cioè prendiamo delle funzioni a scalino, facciamo altre combinazioni lineari delle funzioni a scalino, invece di fare una volta una combinazione lineare delle funzioni caratteristiche, facciamo due volte, cioè facciamo prima la combinazione lineare delle funzioni caratteristiche, l'intervallo si è aperto a destra, e poi di quello che otteniamo, cioè di funzioni a scalino, rifacciamo la combinazione lineare, usciamo sempre con altre funzioni a scalino. Quindi non è utile fare le combinazioni lineari delle combinazioni lineari, basta farlo una volta sola. Poi, secondo fatto, era già stato chiarito nell'esempio, perché se una cosa non vale in un esempio, ma a maggior ragione non vale in generale. Ogni funzione a scalino si può scrivere come combinazione lineare di funzioni caratteristiche intervalli sono aperti a testa, 2 a 2 disgiunti. Quando noi andiamo a rinumerare tutti questi intervalli, potrebbero non essere a 2 a 2 disgiunti, però che cosa facciamo? Ci facciamo tutte le intersezioni. Prima gli intervalli erano 1, 3 e 0, 3 e 1, 5. Allora, prima di riscrivere la funzione a scalino, avevamo fatto le intersezioni, soltanto che là gli intervalli erano solo 2, l'intersezione possibile oltre, diciamo, le intersezioni e le differenze, insomma, erano, l'intersezione era 1, 1 e i nuovi intervalli erano 3, cioè l'intersezione era l'intervallo 1, 3, poi quando faccio 0, 3 meno 1, 3 mi rimane 0, 1, quando faccio poi c'è 1, 3 e poi c'è 3, 5, sarebbe 1, 5 meno 1, 3. Quindi da due intervalli ne facevo 3, soltanto che questi intervalli erano a 2 a 2 disgiunti. Se qui ci fossero 50 intervalli ne potrei fare un sacco, magari 100, 200, ma si potrebbe pensarci un attimo per vedere quanti intervalli al massimo possono venire, che non, diciamo, uno potrebbe dire tutte le possibili intersezioni a 2 a 2, certo, però poi di fatto molte intersezioni a 2 a 2 o differenze rispetto a quelle intersezioni a 2 a 2 poi sono vuote. Però, comunque, insomma, a patto di aumentare il numero degli intervalli, io posso supporre che quando la vado a scrivere, questa qui la posso scrivere, che ne so, come somma, uso un altro indice, IJL, che va da 1 fino a M di nu con L, la funzione caratteristica di Carbonetto, dove questi qua sono intervalli, quindi non è utile tenerla così, uno la riscrive in maniera che sia direttamente una combinazione lineare di intervalli semi aperto a testa, e se la scrive bene può anche ottenere questi intervalli a 2 a 2 disgiunti. Tutte queste scritture, abbiamo già visto, non sono uniche, e neanche sono uniche quando passo agli intervalli a 2 a 2 disgiunti. Ricordate, l'intervallo 1, 5, 1, 3 lo posso pensare, lo posso spaccare in due pezzi. Però se lo spacco in due pezzi, se la funzione su 1, 3 valeva la costante 5, se lo spacco in due pezzi, che cosa mi succede? Che quella mi vale 5 a sinistra e 5 a destra, quindi, come dire, è una divisione in qualche modo artificiosa, cioè se oltre a rappresentare una funzione a scalino come combinazione lineare di funzioni caratteristiche intervalli a 2 a 2 semiaperti a destra, 2 a 2 disgiunti, li prendo pure massimali, cioè che più grandi di quelli non li posso prendere. Perché non li posso prendere? Quando prendo un intervallo, se l'intervallo lo allargo, la funzione su quell'intervallo deve essere
standard, un multiplo di una funzione caratteristica di intervallo semiaperto a destra è una funzione che su quell'intervallo è costante. Quindi massimale che significa? Significa che la funzione non può avere lo stesso valore su intervalli contigui. Allora è chiaro che se io prendo 1, 2, 2, 3 e qua ci metto 5 e qua ci metto 5, un altro arriva un altro e dice scusami, qua vale 5 e qua vale 5, prendi direttamente l'intervallo 1, 3, perché tu questo intervallo l'hai staccato senza motivo. Si poteva prendere l'intervallo più grande e quindi doveva prendere un intervallo più grande su cui la funzione era ancora diciamo, valeva ancora lo stesso multiplo di una funzione caratteristica. Quindi, in qualche modo, se questi intervalli sono massimali, cioè significa non possono essere più allargati, allora quella scrittura di funzione caratteristica come combinazione lineare, di funzione a scalina come combinazione lineare, funzione di qua ci manca chi? Funzioni caratteristiche. Intervalli semiaperti a destra con due disgiunti, allora diventa unica, no? Quindi se andiamo, ritorniamo alla funzione dell'esempio, la funzione che vale, se io la scrivo come una funzione che vale 0 prima di 0, poi 3 tra 0 e 1, 5 tra 1 e 3 e 2 tra 3 e 5, questa scrittura stavolta è unica, nel senso io la posso cambiare, però se la vado a cambiare o gli intervalli non sono più a 2 e 2 disgiunti, oppure anche se sono a 2 e 2 disgiunti sono più piccoli di prima, cioè l'unione di alcuni degli intervalli che sono in quell'altra scrittura saranno gli intervalli di prima. Oh, tutto ciò, diciamo, posso anche scrivere e dimostrarlo formalmente, però diciamo ritengo che vi semplicemente confonderei le idee più che aiutarvi, perché sarebbe una dimostrazione puramente formale, cioè sarebbe semplicemente un gioco di indice. Ok, veniamo invece al motivo fondamentale, perché sennò perdiamo diciamo d'occhio l'obiettivo. Qual è il motivo fondamentale per cui abbiamo introdotto le funzioni a scalino? Funzioni a scalino le abbiamo introdotte per dare la seguente definizione: integrale di una funzione a scalino. Allora, abbiamo f a scalino, quindi f è somma di che va da 1 a k di lambda i funzione caratteristica di a con i. Si dice integrale della funzione f, si scrive integrale tutto r o tra meno infinito e più infinito di f di x dx, per definizione la seguente quantità: somma che i che va da 1 a k di lambda con i per b con i meno x. Vi ricordo che a con i è minore di b con i, vedi che qua. Invece i lambda con i sono numeri reali, quindi possono essere sia positivi sia negativi. Allora, prima cosa, c'è un problema in questa definizione? No, quella è una scrittura, si scrive così. Poi vedremo perché. Lo vedremo perché. Qui è una scrittura, si dice integrare la funzione scalina e si scrive con questo, si indica con questo simbolo. È
è un simbolo, posso usare un simbolo come un altro, poi vedremo perché uso questo simbolo. Ma diciamo, certe volte nelle definizioni possono esserci dei problemi. Che problema può esserci una definizione? Allora, posso, per esempio, se io comincio a dire, vabbè, chiamo tizio lo studente record se è contemporaneamente il più alto e il più basso di tutta la classe. Supponiamo ci siano almeno due studenti di altezza diversa. Può essere che uno studente sia contemporaneamente il più alto e il più basso di tutta la classe? No. Quindi posso anche dare la definizione, però quella definizione mi darà come risultato insieme, cioè che lo studente record non c'è, cioè l'insieme di studenti che soddisfano la condizione è l'insieme ordine. Stavolta invece abbiamo un altro problema. Io ho definito, quando io parlavo della scrittura di una funzione a scalino, ho detto che non è unica. In effetti bisognerebbe parlare di una scrittura. La funzione scalino ammette più scritture come combinazioni lineari di funzioni caratteristiche, di intervalli semi aperti. In genere quando io dico la scrittura si sottintende l'unicità, invece quella scrittura non era unica, l'abbiamo osservato esplicita. Bene, allora io quando dico qua la quantità, questa cos'è? È una scrittura della funzione a scalino. Allora, supponiamo che f sia uguale a somma per i che cada 1, ma ormai è scritto da k, scriviamo k, genere scritti da 1 h, genere da 1 lambda con i, chi, di con i, di con i. Supponiamo che sia anche uguale a somma per j che vada da 1 ad h di mu con j, chi, di c con j. Lo posso, può succedere, abbiamo visto prima, già in un caso banale succedeva, succede per tutte le funzioni a scalino, ci possono essere due rappresentazioni. Allora che mi succede? Che l'integrale di f di x in dx è uguale alla somma per i che va da 1 a k lambda con i per b con i meno a con i e poi alla somma per j che va da 1 ad h di mu con j i con j meno c. Beh, ma se l'integrale è uguale a questo, è uguale anche a questo, e la proprietà transitiva dell'uguaglianza, queste due quantità devono essere uguali. E la domanda è, lo sono oppure no? Lo sono oppure no? Cioè non è ovvio a priori che quelle due quantità risultino uguali. Allora se le due quantità non risultassero uguali, allora io scrivendo una funzione in un modo l'integrale farebbe 5 e scrivendo in un altro modo l'integrale farebbe 6. È chiaro quale può essere il problema. Allora non dovrei parlare dell'integrale, dovrei parlare degli integrali. In realtà però il problema non sussiste. Quindi proposizione. L'integrale di una funzione a scalino non dipende da come la funzione viene scritta, rappresentata,
ma sono dalla, cioè la posso scrivere in due modi diversi, tuttavia l'integrale mi viene sempre lo stesso. Allora, questa proposizione anche qui si può dimostrare con 10 minuti di fatica, ma non intendo dimostrarla così. Quello che non mi ho dimostrato, non ve lo posso dire, ad esempio, ora se ne dico. Perdete tempo voi, lo fate perdere pure a me. Vi voglio solo far capire con un esempio che la cosa è bella. Ma vi ricordate tre funzioni caratteristiche di 0,3 più 2 la funzione caratteristica di 1,5, questa è la quale a 3 funzioni caratteristiche di 0,1 più 5 per la funzione caratteristica di 1,3 più 2 per la funzione caratteristica di 3,5, ma è anche uguale per esempio a, voglio scrivere una terza rappresentazione, a 6 funzione caratteristica di 0,5 meno 3 per la funzione caratteristica di 0,4 meno 1 per la funzione caratteristica di 3,4 meno 4 per la funzione caratteristica di 4. Se ci fate caso viene la stessa cosa, perché? Allora questa vale, tra 0 e 1 vale 3, tra 1 e 3 vale 5, tra 3 e 5 vale 2. Allora vedete, questa tra 0 e 1 vale 3, poi tra 1 e 3 vale 3 più 2 che fa 5, e tra 3 e 5 vale solo, c'è solo questa che è diversa da 0 e vale 2. Adesso questa, da 0 fino a 3 c'è solo questa che, ci sono solo queste due che valgono, che sono diverse da 0, quindi vale 6 meno 3 che fa 3. Da 3 fino a 4 sono queste tutte e 3 che sono diverse da 0, quindi vale 6 meno 3 meno 1, scusate, meno, ho sbagliato, meno 2 per la funzione caratteristica 1. Da 1 fino a 3, da 0 fino a 1 vale 3, da 1 fino a 3 vale 6 più 2 meno 3 che fa 5, da 3 fino a 4 vale 6 meno 3 meno 1 che fa 2, da 4 fino a 5 vale 6 meno 4 che fa 2. È un modo complicato, più complicato di scrivere la stessa cosa. Adesso andiamo a fare gli integrali. Questa è la funzione f, la facciamo integrale su r di f di x in dx. Allora questo deve fare 3 per 3, 3 per 3 meno 0 più 2 per 4, in totale fa 17. Oppure deve fare 3 per 1 più 5 per 2 più 2 per 2. Vedete, ogni volta devo moltiplicare il valore della funzione per la lunghezza dell'intervallo, e poi sono qua c'è per, quindi 3 più 10 più 4 fa sempre 17. Adesso abbiamo 6 per 5 meno 3 per 4 meno, vabbè, 1 non lo scrivo, 1 per 1 1 più meno 4 per 1 4 più 2 per 2. Adesso 30 meno 12 meno 1 meno 4 più 4 fa 7.
ovvio che questo esempio non dimostra nulla, non è che perché io una funzione l'ho rappresentata in tre modi diversi, l'integrale mi venga sempre lo stesso, posso dire di aver fatto la dimostrazione in generale. Però diciamo, vi ho dato l'enunciato, ci potete credere. Se cambiamo la rappresentazione della funzione a scalina, l'integrale compare. Allora, adesso cerchiamo di capire qual è il significato dell'integrale di una funzione a scalina. Prendiamo un altro esempio, prendiamo una funzione prendiamo questa funzione qua, abbiamo la funzione due volte per la funzione caratteristica di meno 1, 2, meno 3 volte per la funzione caratteristica di 2, 5, più la funzione caratteristica di 5, 9. Quindi vedete, prima di meno 1 o dopo 9 la funzione vale 0, poi da meno 1 a 2 la funzione vale 2, da 2 a 5 la funzione vale meno 3 e poi da 5 a 9 la funzione vale 1. Vabbè, il grafico è approssimativo ovviamente, e questa la chiamiamo f. E quello che abbiamo detto, l'integrale di f in questo caso quanto viene? Qua viene 2 per 3 che fa 6, meno 3 per 3 che fa 9, quindi viene meno 3 più 4 fa 1. Questo 1 cosa rappresenta? Questo 1 rappresenta, qui abbiamo un'area che fa 4, quest'area qui, qui abbiamo un'altra area che fa 6, qui abbiamo una terza area, un terzo rettangolo che ha per area 9. Vabbè, guardarsi la figura non si è fatta benissimo, nelle intenzioni quello è. Allora, quell'integrale 1 cosa rappresenta? Rappresenta la somma delle aree dei rettangoli che stanno al di sopra dell'asse d'ascisse, quindi compresi tra il grafico della funzione e l'asse d'ascisse, meno l'area dei rettangoli che, diciamo, che stanno compresi dal grafico della funzione e l'asse d'ascisse, ma stanno al di, quindi rappresenta la somma algebrica di queste aree, cioè queste col più 6 più 4 meno 9. Questo ci fa in qualche modo intuire perché se io cambio rappresentazione l'integrale non cambia, e se io cambio rappresentazione posso cambiare gli intervalli, spacco qua, spacco qua, spacco qua, oppure posso rappresentare questa funzione su uno di questi intervalli come somma di varie funzioni, che significa in qualche modo è come spaccare quell'ulteriore rettangolo orizzontalmente, perché è come se io avessi messo, fare la somma di due funzioni, è come mettere i pezzi grafici uno sull'altro per ottenere il grafico della funzione somma. Ok? Ma è chiaro che se io prendo questa figura geometrica e la divido con delle segmentazioni verticali oppure orizzontali, chiaro che la sua area non cambia. Ripeto, anche questa non è proprio una dimostrazione, ma insomma. Quindi, cosa rappresenta l'integrale della funzione a scalino?
rappresenta la somma algebrica delle aree dei rettangoli compresi tra il grafico della funzione e l'asse delle ascisse. L'algebrica significa che i rettangoli che sono situati al di sopra dell'asse delle ascisse, la loro area va considerata con segno più. Quelli che si situano al di sotto dell'asse delle ascisse, la loro area va considerata con segno meno. Okay? Quindi, a meno di questo fatto algebrico, calcolare un integrale almeno per le funzioni a scalino è completamente equivalente a calcolare un'area. Chiaro? Oh. Due minuti di pausa.